Benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere questo kit della Play-Doh per realizzare dei buonissimi gelati. Vedremo ora cosa creeremo insieme e vedete, quello che è interessante è che c'è già del pongo che è colorato, come in questo caso, quindi abbiamo un bianco con tutti i vari zuccherini, per esempio che sono quelli dei gelati, o ne abbiamo un altro qua dentro, vedete, che sembra un po' quasi un cioccolato e menta, quindi abbiamo della menta con dei pezzettini di cioccolato più scuri. Sembra davvero delizioso. Ed ecco qua, e poi qui sopra possiamo mettere il pongo e qua sotto possiamo già riempire il nostro gelato, il nostro cono gelato, quindi decidendo la quantità e la forma del nostro gelato. Partiamo allora, io sono pronta. Ho iniziato con questo pongo appunto un po' di vaniglia con i pezzetti di zucchero colorati. Lo metto ovviamente nella mia macchina e decido di scendere con la forma a stella. Quindi schiaccio e guardate qua. Abbiamo già una bella dose del nostro gelato e guardate qua, la forma è bellissima. Lo arrotolo ancora un pochino e vedete qui a destra e a sinistra ne è pure uscito un po', quindi ne abbiamo anche di troppo, ma guardate, credo che sia davvero interessante. Possiamo comunque poi fare ancora un po' oppure aggiungere già un secondo gusto. Ecco qua, metto quindi il pongo qui sopra come ho fatto vedere prima e ora schiaccio e avete visto cosa succede? Il cono gira e il gelato scende. Davvero, è proprio come un cono gelato vero. E ora voglio provare anche le altre forme naturalmente, quindi abbiamo visto questa, ma ce ne sono altre. C'è un po' di pongo che in realtà è rimasto appiccicato qui dietro, cerco di rimuovere quello e provare con un altro pongo. E in questo caso utilizzeremo un pongo rosa per un gelato buonissimo alla fragola. Faccio ancora una specie di biscia, metto di nuovo il pongo qui, ecco qua, ce ne sono alcuni pezzetti che restano nella macchina, cerchiamo di rimuovere per non mischiare il tutto. E ora schiaccio un po' e mettiamo qui sotto un altro cono. Pronti? E via! Questo è sceso molto più veloce. Ah, guardate, questo è proprio un blocco intero, però è più simile quasi a un ghiacciolo, vedete, in realtà. In realtà mi è piaciuto di più il primo. Proviamo un'altra volta, magari ho sbagliato qualcosa o proviamo con un'altra formina, che è questa specie di croce. Il quadrato non è una forma molto soddisfacente, devo dire la verità. Le stelle mi erano piaciute decisamente di più. Voi che ne dite? Proviamo ora con le croci e vediamo cosa esce. Naturalmente mettiamo sotto il nostro cono e schiacciamo. Ecco, anche in questo caso vedete gira, fa una specie di spirale, anche se è uscito un po' dal cono. Ecco qui, lo faccio un po' a mano, però vedete, è più simile decisamente alla nostra stella. E naturalmente anche in questo caso un po' di pongo è uscito sul lato. La possibilità è anche quella di fare col pongo naturalmente che ci avanza delle bellissime formine.
come per esempio questa con un cuore, che possiamo usare per decorare i nostri gelati, vedete come in questo caso. E poi c'è anche questa parte a sinistra, che invece proviamo ancora utilizzando del pongo diverso, e in questo caso utilizzeremo il nostro cioccolato e menta. Sembra un pochino più duro degli altri come pongo. Vediamo ora se riesco a manipolarlo un po', magari è solo questione di... Vediamo che succede. Lo metto qui dentro. Vedete come è come una vite? Scende, scende, scende. L'avvitiamo qua sopra questa parte bianca. Mettiamo un piccolo bicchierino rosa e vediamo cosa succede. Mi raccomando, tenete per bene e giriamo. Lo vedete cosa succede? Escono solo dei pezzettini piccoli piccoli. Vediamo se sto sbagliando qualcosa. È un po' difficile, devo dire la verità. Bisogna utilizzare un po' di forza, magari più per i vostri genitori. Però vedete, guardate cosa scende. È come una pioggia di zuccherini. Sono delle stelline. Avete visto? Ci sono varie forme. E guardate, sono proprio belline. Questa appunto fa tutti questi zuccherini, anche se non è, come dicevo, facilissima da fare perché è piuttosto dura. Di nuovo, vedete, cadono proprio sotto le mie dita. Il risultato è molto interessante, ma serve magari un po' di forza. E direi che sarebbero perfetti, per esempio, per fare delle decorazioni con gli spaghetti ice, naturalmente quelli gelato, dico. E ora facciamo un'altra prova con appunto quello che c'è sul lato destro. Che non è quello che abbiamo visto ora, ma abbiamo una piccola differenza ed è per questo che uso ancora una volta un pongo diverso e stavolta avremo un gelato al cioccolato. Naturalmente mi piacerebbe anche vedere nei commenti qua sotto qual è il vostro gelato preferito, se avete anche voi provato a usare queste macchine. E ora vediamo cosa succede. Per me è difficile in realtà perché il gelato mi piace molto, quindi ho davvero tantissimi gusti che mi piacciono, sia la frutta che le creme, è sempre difficile scegliere. Ma per fortuna l'estate è lunga e ci sono tante possibilità di mangiare il gelato. Ah, guardate, questa è un po' come una siringa. Anche qua bisogna schiacciare un po' forte, ma abbiamo una lunghissima spirale. Ecco qua. Possiamo mettere così, è un po' come una cioccolata. Ecco qui. Naturalmente direi che mancano un po' di decorazioni. Ecco qui, ora è decisamente perfetta. E poi possiamo fare anche una piccola decorazione ancora con il pongo rosa. Guardate, abbiamo questo bellissimo fiorellino. Potrebbe essere anche fatto di marzapane e sta benissimo sul cioccolato. Vedete, ci sono tanti accessori in questo kit, quindi è davvero interessante perché ogni volta possiamo provare qualcosa di diverso. Ora, per esempio, vedete col cucchiaino possiamo fare queste palline e
poi qui abbiamo un'altra ciotolina, per esempio. Oppure ne abbiamo un altro viola, che però ci fa appunto le stesse formine. Quindi vedete, sono semplicemente due colori diversi, ma per fare queste palline. E poi abbiamo questo invece. E guardate qua. Questo è per un gelato un po' più grosso. E sembra quasi un cioccolatino, vedete? E direi che ho provato praticamente tutto. Avete visto tutti e tre gli attrezzi principali. Oh, qua abbiamo anche un'altra creazione che può essere interessante. Guardate, mettiamo il nostro pongo qui dentro. E poi schiacciamo. E finalmente ecco qua l'attrezzo perfetto per fare i nostri spaghetti di gelato. Voilà! Questi possono anche essere, se li fate più corti, naturalmente utilizzati come decorazioni per esempio i vostri gelati. Vedete? In questo caso mettiamo semplicemente una di queste biscettine così sopra il gelato e sarà perfetta. Guardate, o anche fare una piccola spirale e metterlo qui sopra come decorazione. Il cioccolato non è mai male. E naturalmente sarete più bravi di me, quindi potete creare delle bellissime decorazioni per tutti i vostri gelati. Vedete, in questo kit c'è questa coppa rosa, questo bicchiere azzurro e abbiamo visto due coni, quindi possiamo per esempio decorarli davvero in tante maniere. Questo abbiamo fatto un bellissimo gelato alla fragola con un pochino di cioccolato e degli zuccherini di menta cioccolato. E qui invece abbiamo il mio preferito in assoluto, che è vaniglia con gli zuccherini, un bellissimo cuore di marzapane per decorazione e per finire una spruzzatina di cioccolato, che non fa mai male. Naturalmente scrivete qui sotto nei commenti qual è il vostro preferito di questi quattro in particolare, se davvero vi è piaciuto questo video e se è stato utile, qual è il vostro vero gelato preferito e qual è la creazione più bella che anche voi avete fatto magari utilizzando questo kit. Non vedo l'ora davvero di leggere qui sotto nei commenti tutto quello che voi scriverete e naturalmente ci sono davvero davvero tanti accessori per questo kit per poter continuare a giocare insieme. È davvero divertente, ragazzi, io mi sono divertita proprio tanto e spero che anche voi possiate divertirvi e giocare insieme per creare nuovi gelati e nuove creazioni ogni volta diverse. Naturalmente se avete anche magari visto nelle gelaterie davvero come fare un gelato o quelle che sono le decorazioni, sicuramente potrete riprodurlo anche con questa macchina. E davvero sbizzarritevi con la vostra fantasia, ci sono tanti gelati che possono essere fatti. E niente, questo era appunto il mio video per creare gelati insieme. E direi che sul canale sapete bene che ci sono tanti altri video che potete trovare riguardanti tante creazioni, tante nuove idee anche con il pongo. Mi raccomando, abbonatevi e ci vediamo alla prossima volta con nuovi giochi e nuove idee insieme. Alla prossima, ragazzi! Ciao!